Spagna, Germania, Malta. Le banconote made in Catania erano state già messe in circolazione in diversi paesi europei. È stato infatti dopo la segnalazione dell'Europol che i carabinieri di Catania si sono messi sulle tracce della stamperia. Seguendo così il flusso di denaro, gli investigatori sono arrivati sino ad un'abitazione nel quartiere San Cristoforo. Il pregiudicato, Salvatore Massimiliano Guglielmino, 39 anni, e la madre avevano trasformato la loro casa in una tipografia del falso specializzata non soltanto nella produzione di banconote. Tra i servizi offerti, per così dire, c'era anche la stampa di documenti falsificati. Sono stati infatti trovati numerosi blocchetti di certificati assicurativi contraffatti, con tanto di contratti, e vari diplomi di attestazioni di qualifiche personali che venivano venduti sul mercato locale. La stamperia era stata organizzata con computer, scanner e stampanti. Lo stesso presunto falsario, d'altronde, aveva esperienza nel campo. In passato era titolare di una tipografia nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state trovate anche banconote del taglio di 10 euro per un valore complessivo di 10.000 euro. Sembrava fatta e invece no. La bozza di manovra bis definita nei giorni scorsi dall'assessore all'economia Luca Bianchi e inviata alla Commissione Finanze dell'ARS per un primo esame di merito rischia di essere quasi carta straccia. I fondi ipotizzati sono scesi a 290 milioni, ma le voci che filtrano dalla Commissione e da quasi tutti i settori della politica regionale parlano di un testo che alla fine potrebbe garantire solo 70 milioni. Briciole quindi assolutamente insufficienti a coprire gli stipendi dei regionali, tra diretti e dipendenti degli enti collegati. Ovviamente non è nemmeno il caso di parlare di somme destinate a servizi, sviluppo e nuova occupazione, in questo momento è fantascienza. Crescono quindi sia i malumori che le preoccupazioni. La manovra resta congelata, i sindacati proclamano lo sciopero, dai settori già in crisi si leva un nuovo grido di allarme e il presidente della regione Crocetta cerca di coinvolgere i partiti, dopo non aver accolto in giunta per la terza volta una nuova bozza di documento finanziario. Grande partecipazione ai casting per scegliere i protagonisti del prossimo film di Francesco Benigno, Il colore del dolore, Palermo 20 anni dopo. Il noto attore palermitano si cimenta nel ruolo di regista per una storia dai toni fortemente autobiografici. Protagonista è infatti un bambino che cresce nella Palermo degli anni 70 alla continua ricerca di un riscatto personale e professionale che arriva nonostante le tante avversità della vita. Dopo il successo ottenuto con il cortometraggio Benigno, che gli era valso il Grifone d'Argento al Festival Giffoni nel 2008, Francesco Benigno ci riprova ancora con una pellicola prodotta dalla Rossellini Film e che si avvale del contributo della Sicilia Film Commission e del Ministero dei Beni Culturali. Le riprese inizieranno entro il prossimo luglio.